Avete mai letto la Bibbia? La Bibbia è un insieme di libri scritti da una quarantina di autori diversi durante un periodo di circa 1500 anni e secondo molte persone dovrebbe essere stata ispirata da Dio in persona. Tuttavia non ne siamo così sicuri, viste le innumerevoli incongruenze e banalità. Vediamone qualcuna. Benvenuti a X-Dimension, avventure nel mondo del mistero. La Bibbia è una raccolta di testi religiosi considerati sacri dal cristianesimo ed è stata scritta in un periodo di oltre 1000 anni. La parola Bibbia deriva dal greco e significa proprio libri. È il testo sacro per eccellenza, secondo ebrei e cristiani, e riporterebbe la parola di Dio. Tuttavia, alcune persone sostengono che ci siano apparenti incongruenze e contraddizioni. Partiamo dall'inizio. Nella Genesi è scritto: in principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Nel terzo versetto Dio creò la luce, quindi probabilmente il cielo e la terra li creò al buio. Oltretutto, nella versione originale si parla di Elohim, ovvero di dei, al plurale, e non di un solo Dio. È anche normale pensare che all'inizio, prima che il testo sacro venisse copiato e rimaneggiato più volte, fosse un testo politeista, visto che nell'epoca in cui venne scritto il politeismo andava di moda. Dovete sapere infatti che la Bibbia che conosciamo noi è ben diversa da quella originale. Per esempio, Martin Lutero, nel XVI secolo, decise di tradurla in tedesco, partendo da una versione greca, perché la Bibbia greca era più fedele rispetto alla versione originale. Ma andiamo avanti. E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Il sesto giorno, secondo quanto scritto nel testo che conosciamo, Dio creò Adamo ed Eva, probabilmente in Mesopotamia. Infatti, nella Genesi, si fa riferimento ai fiumi Tigri ed Eufrate. Poi Eva mangiò il frutto dell'albero proibito della conoscenza, e sia lei sia Adamo vennero banditi dall'Eden. In seguito ebbero due figli, Caino e Abele. Caino uccise Abele. A questo punto, per logica, l'umanità avrebbe dovuto estinguersi, ma non andò così. Infatti, nella Bibbia leggiamo: Caino si allontanò dal Signore e abitò nel paese di Nod, ad oriente di Eden. E qui potrebbe sorgere qualche dubbio. Da dove spunta fuori questo paese? Nod. Era forse soltanto il nome di un luogo? Forse disabitato? No, perché sempre nella Bibbia leggiamo che proprio a Nod Caino conobbe sua moglie. Ora Caino si unì alla moglie che concepì e partorì Enoch. Poi divenne costruttore di una città, che chiamò Enoch, dal nome del figlio. Dalla loro unione nacque Enoch. Ma tranquilli, perché anche Enoch trovò moglie. Forse anche lui a Nod. Già Mauro Biglino, comunque, ci fa notare che il libro della Genesi in realtà non parla della creazione del mondo, ma della creazione di una famiglia di Israele. Non parliamo dell'umanità intera o del popolo ebraico, attenzione, ma di una sola famiglia. E Dio, o gli dèi, non sarebbero stati altro che degli esseri superiori a capo di questa famiglia. Parliamo di esseri in carne e ossa, capaci di amare ma anche di odiare, di costruire ma anche di distruggere e uccidere. Quale Dio farebbe mai una cosa simile? Per esempio, la Bibbia racconta che Sodoma e Gomorra furono distrutte da un fuoco divino inviato da Dio. Quando ecco il Signore fece piovere dal cielo sopra Sodoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco proveniente dal Signore. Distrusse queste città e tutta la valle con tutti gli abitanti delle città e la vegetazione del suolo. Ora la moglie di Lot guardò indietro e divenne una statua di sale. Tuttavia, alcuni studiosi hanno cercato di spiegare la distruzione di queste due città attraverso eventi naturali, come un'eruzione vulcanica o l'impatto di un asteroide. Non ci sono prove concrete per supportare queste teorie. Ad ogni modo, la distruzione di Sodoma e Gomorra è un argomento di dibattito tra studiosi e credenti. Ci sono alcune teorie che suggeriscono che l'antica città di Mohenjo-Daro sia stata distrutta da un'esplosione atomica,
Infatti, nei testi sacri indiani, leggiamo di una luce brillante, una colonna di fumo e fuoco e la presenza di corpi carbonizzati. La città di Mohenjo-daro venne costruita durante il terzo millennio a.C. ed è stata la più grande città della civiltà dell'Indo. Era dotata di un sistema di drenaggio elaborato e di una griglia di strade ben pianificata. Tuttavia, fu abbandonata intorno al 1900 a.C. e nessuno ancora oggi ne conosce precisamente il motivo. Dalle analisi effettuate dall'Istituto di Mineralogia dell'Università di Roma, l'argilla rinvenuta a Mohenjo-daro risulta essere stata sottoposta a una temperatura di oltre 1500 gradi, ma solo per qualche frazione di secondo, escludendo quindi eventuali calamità naturali. Mohenjo-daro, Sodoma e Gomorra potrebbero essere state distrutte da un'arma nucleare ante litteram. Ma chi adoperava simili armi 4000 anni fa? La clipeologia, o paleoufologia, è una branca dell'ufologia che si occupa di presunti contatti con UFO, ovvero oggetti volanti non identificati, che sarebbero avvenuti nel passato. La parola clipeologia è stata coniata in Italia negli anni 70 e fa riferimento ai clipei ardentes, gli scudi di fuoco, ovvero agli scudi rotondi degli antichi romani, così somiglianti ai moderni dischi volanti. Secondo gli studiosi di clipeologia, ci sono luoghi sulla Terra che potrebbero avere ospitato esseri di altri mondi. Questo secondo la teoria degli antichi astronauti. Il profeta Ezechiele non parla direttamente di extraterrestri nella Bibbia. Tuttavia, alcuni ufologi hanno interpretato la descrizione di Ezechiele come un avvistamento di UFO. Nel libro di Ezechiele, il profeta descrive una visione di un carro di fuoco che si avvicina a lui dal cielo. La descrizione del carro di fuoco è stata interpretata da alcuni come un avvistamento di un oggetto volante non identificato. Il 5 del quarto mese dell'anno trentesimo, mentre mi trovavo fra i deportati sulle rive del canale Kebar, i cieli si aprirono ed ebbi visioni divine. Io guardavo ed ecco un uragano avanzare dal settentrione, una grande nube e un turbinio di fuoco, che splendeva tutto intorno, e in mezzo si scorgeva come un balenare di elettro incandescente. Al centro apparve la figura di quattro esseri animati, dei quali questo era l'aspetto, avevano sembianza umana. Nella Bibbia esistono molti riferimenti a carri alati, tempeste di elettro incandescente e altri prodigi simili che potrebbero farci pensare a un incontro con esseri di altri mondi. Nel quinto libro della Genesi, paragrafo 24, è scritto che Enoch camminò con Dio, ovvero con gli Elohim, con gli dei, in quanto la parola Elohim si riferisce a un plurale. Letteralmente è il plurale di El, con il suffisso ebraico im che indica un plurale maschile, che significa individuo che sta sopra, quindi significa individui superiori, anche se nella Bibbia la parola viene erroneamente tradotta con Dio. In seguito, Enoch non venne più visto, perché gli dei lo presero con sé. Enoch fu forse rapito da esseri superiori? Siamo forse di fronte a un caso di abduction ante litteram? Nel secondo libro dei Re è scritto che Dio voleva rapire in cielo in un turbine Elia, ma egli fuggì. Nell'Esodo possiamo leggere che durante il cammino degli ebrei nel deserto, Dio appariva sotto forma di nube durante il giorno e di colonna di fuoco durante la notte. Nel libro 43 di Ezechiele invece troviamo scritto: ed ecco che la gloria del Dio di Israele giungeva dalla via orientale e il suo rumore era come il rumore delle grandi acque e la terra risplendeva della sua gloria. Potremmo andare avanti ancora a lungo. Sono molti i passi della Bibbia che potrebbero fare riferimento a degli incontri con esseri superiori, forse provenienti dalle stelle. D'altronde, nel libro 23 dei Salmi troviamo scritto che del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. La Bibbia è formata da Antico e Nuovo Testamento. La prima parte include la Genesi, l'esodo degli ebrei dall'Egitto e altri episodi importanti della storia ebraica. La seconda parte invece ci descrive la vita di Gesù Cristo. Gli ebrei considerano solo l'Antico Testamento, invece i cristiani tengono conto di quello ma soprattutto del Nuovo Testamento. Quest'ultima parte è formata dai quattro Vangeli canonici, ma non dimentichiamo che in origine i Vangeli erano molti di più. Nel 325 d.C. si svolse il Concilio di Nicea, a cui parteciparono i primi vescovi cristiani e l'imperatore romano Costantino. Sebbene fosse pagano,
ebbe un ruolo decisivo nella nascita del cristianesimo. Infatti, fu proprio in quell'occasione che vennero decisi alcuni dogmi della Chiesa e quali Vangeli adottare. Vennero scelti solo i quattro che conosciamo. Tutti gli altri vennero respinti e considerati apocrifi, perché solo in quei quattro Vangeli Gesù appariva divino. Negli altri era solo un uomo. In realtà non sappiamo cosa videro esattamente i protagonisti della Bibbia, ma come minimo questo dovrebbe spronarci a continuare la nostra ricerca della verità. O forse, semplicemente, aveva ragione il filosofo Baruch Spinoza quando affermò: gli uomini sognano che nella Sacra Scrittura siano nascosti misteri profondissimi. Ai posteri, l'ardua sentenza.